Buon Natale a tutti, buon Natale Italia. Buon Natale, buon Natale. Che facce sconvolte. Come va Nino? Sono le 6. Sono le 6, ormai. Sono le 7:20. Infatti. Erika apposta? No. Non è un problema, ci stiamo. Ora con questo buonissimo latte e caffè. La colazione del nostro Natale, andremo lì di corsa. Lina sta facendo il suo controllo. Già Ed è è stata entrato controllata. al Taj Male. Mahal. Gli hanno tolto sigaretta, accendini, Cendini, MP3. l'MP3, hanno dato poi. No, basta. Guardate un po' il silenzio, la Siamo qui meraviglia. al Taj Mahal, Mahal. giorno 25. 25, Michele, Natale. no? Stai riprendendo? Sì, rieccoci qua. Col cuore che ci batte, siamo a Natale. Cioè, adesso non Alessandro, appena io muoio, mi raccomando, Taj Mahal a troppo, Dedicato a Mi Loredana. raccomando, altrimenti non avrò pace nel mio paradiso, sempre se ci andrò. Però Vai Nino, siamo quasi per entrare. c'è l'emozione che ci Ecco, batte il cuore. si intravede, io lo vedo, ma ancora la telecamera non riesce A a vederlo perché c'è captarlo. la foschia. Aspetta, facciamo una fotografia. Signori, siamo. Ok, excuse me. Essere qui dopo averlo visto in tutte le lì. Io sono nella cartolina. Nella cartolina. Quel bel viale. Cioè, puoi pensare che tutta questa bellezza è stata fatta per una donna, per il dolore che questo uomo provava, per questa donna che ha voluto creare il paradiso in terra per lei. È scioccante. Cioè, più romantico di così non si può. Nino, mi raccomando, sii romantico anche appunto. Tu. Peccato per questa foschia. Però è stupendo. Jingle bell, rock. Jingle bells swing and
niente di altro. Dopo essere stati al Taj Mahal, adesso andiamo nell'immenso castello, l'immenso forte di... dove il figlio del cornuto, del costruttore, cioè di chi ha commissionato il Taj Mahal, ha voluto rinchiudere il padre qui, l'ha spodestato e l'ha rinchiuso in questo forte. E c'è morto pure. Dopo però morto lui era soddisfatto. Fatto seppellire però vicino a sua madre. L'unica cosa positiva di questo rinchiuso è che dalla sua bellissima finestra ammirava ogni giorno in qualsiasi momento della sua vita l'opera che lui stesso aveva creato. Ma è meraviglioso. Che lui volesse far costruire l'altra riva del fiume, un altro Taj Mahal nero, che rappresentava il suo dolore. Ed è per questo che il figlio, la leggenda vuole, l'ha rinchiuso qui, perché era troppo costoso di fare. Ora vi chiedete come mai la moglie è morta? Che cosa? Perché aveva partorito il loro 14° figlio. Quindi poi ho 14 figli, meschina. C'è tu che avevi a morire prima o poi, però lui ci è rimasto così male che. Oggi, gli ha donato però molto molto. Oggi Nino ha la voglia di fare le video. Ieri non era. Okay, ho visto quelli da vedere e fanno schifo, quindi ho detto almeno i prossimi 15 giorni li miglioriamo un pochino. One horse sleigh, giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle around the clock, mix and a mingle in the jingling feet, that's the jingle bell rock. Questo video, questa scheda la devi conservare adesso per quando poi siamo i veri viaggiatori liberi. Ok, va bene. Varanasi. Ok, Coca-Cola l'ho bevuta, più il gelato, quello grande, Erika, guardate un po'. Piccolo piccolo, Erika, quello piccolo piccolo, guarda io. Perché ancora dopo 8 giorni, non caca. E non c'entra più niente in pancia. Invece Nino, caca però. Erika, appena lei va un po' in bagno ed è un po' più mollacchia, subito la pilla. Perché ha paura. Discorso di merda. No, quando io dicevo, Erika, se ci vai 3-4 volte al giorno te la prendi la pinta. No, prendiamo. È Loredana, è pesante. Nino invece quello. Caga ovunque. A momenti oggi un bel Taj Mahal, cacao. È uscito tutto dal Taj Mahal. Comunque, come potete notare, la nostra cena è stata molto meglio di quella di ieri. Di Natale. Di Natale. Ieri era vomitevole. Speriamo che a Capodanno si debba avere un'altra cena così. Magari più indiana. Sicuramente. Cioè, arriviamo a Varanasi 2 giorni prima, conosciamo il ristorante. Però io ho sempre dei problemi con questa OI, con questa India. Perché? Perché? Perché però grazie a Erika e a Nino che mi ordinano tutto senza cipolle e senza aglio, io... Il problema tuo non è la cipolla e l'aglio.
sono le carote, il pomodoro, il cetriolo, oddio santo c'è la carne, oddio santo c'è il pesce, oddio santo non c'è niente che ti vada bene. È stato cucinato con l'acqua. Oddio. Allora ieri il riso sembrava cucinato con l'acqua di foglia. Ma non c'è niente ieri. Un gusto bruttissimo. Le verdure avevano un tanfo particolarmente brutto. Questo è un caso particolare. Ma facevano schifo, io l'ho mangiato per solidarietà, ho detto se voi morite muoio io con voi. Però se... Era buono il cibo di ieri sera. Non le avrei mangiato. Poi c'era la goccia di tonno. Poi se voi vedete la cucina non faccio niente. Quindi mai guardare le cucine. Mai guardare Silvia, mai guardare le cucine. E mai guardare come erano le piante. È la carnesseria. La carneceria è stata la cosa più orribile di questa idea. Più da film horror. Un magazzino tutto nero con una tenda, a terra era forse neanche i mattoni c'era, perché era tutto nero e pezzi di carne buttati là. Sembrava una scena del film Hostel. E fuori? Fuori? Fuori i cani che aspettavano la cosa da mangiare. E tutte le mosche. Quasi peggio dell'amico mio Barbie. Ah, Barbie di Siviglia, dentro c'erano i pidocchi, però non le offre lo tè, diciamo, ciao, ne voglio fare vabbè, salutiamo, buon Natale, salutiamo, buon Natale, ci diamo il pezzettino al albergo.